Sì, io preferirei sempre qualche giorno in più per la preparazione delle partite e in questo caso anche per così lasciarsi un po' più addosso il sapore della vittoria della Coppa Italia, ma in realtà è una sensazione positiva che dobbiamo mantenere, nella preparazione, nel tentativo di fare un nuovo ulteriore sforzo, perché queste sensazioni positive devono aiutarci anche ad autorigenerarci dal punto di vista di tutto quello che ci può mancare, che abbiamo speso in questo momento. Sicuramente il portare qui una coppa, ritornare davanti al nostro pubblico, deve darci un'ulteriore spinta, perché questa partita sarà una partita estremamente complessa, non solo per una pallacanestro diversa e si gioca in Europa rispetto alla Coppa Italia, ma sarà molto diversa anche la partita dell'andata, dove li abbiamo sorpresi a Belgrado. E questa è una squadra, una scuola di pallacanestro, una tradizione di club che sicuramente non accetterà di essere messa in difficoltà per 2 volte consecutive, e quindi non dobbiamo aspettarci di recuperare tutti i palloni che abbiamo recuperato con il pressing, dobbiamo aspettarci delle scelte difensive da parte loro anche molto diverse, quindi una partita tattica tra 2 squadre che hanno sì delle identità definite, per cui noi dovremo ancora una volta attaccarci alla nostra difesa, cercare da lì di costruire qualcosa, però sarà una partita, ripeto, che ci vedrà fare a noi come a loro cose sicuramente diverse e dovremo essere molto bravi. Ah, ma questo è purtroppo la pallacanestro in Europa, la pallacanestro in Italia, dove c'è anche una lega così competitiva, perché se non vinci sempre in campionato stai nel mucchio, non tieni la prima posizione come abbiamo in questo momento, perché se sei una squadra forte va bene anche in Europa, ma non arrivi a qualificarti per la Coppa Italia e quindi non ci arrivi prima, poi se sei lì e sbagli una partita vai a casa, e la stessa cosa un po' anche in Europa. È chiaro, siamo arrivati a quel punto della stagione che magari l'eliminazione può essere proprio diretta, ma noi, come abbiamo sempre fatto, e fin qui anche uno dei segreti sia della continuità di vittorie in Italia in questi anni, sia della tenuta e dei complimenti che riceviamo all'estero per il doppio impegno, perché anche quest'anno siamo la squadra tra quelle italiane che ha avuto il rendimento migliore veramente nel doppio confronto tra campionato ed Europa, e quindi sappiamo che l'unico modo è questo: prendere una partita alla volta, non fasciarsi troppo la testa, perché veramente sarà già molto complesso venirne a capo così, e sarà una partita molto complicata, ripeto, più di quella che abbiamo giocato a Belgrado, anche se giochiamo in casa, perché dal punto di vista tattico, ripeto, lo sarà anche di più, e pensiamo solo a quello.